Ciao Guaiò, bentornati su FIFA 14. Il nostro gruppo si ritrova a dover disputare la partita di quarti di finale di Europa League contro il Paris Saint-Germain. Quindi pronti subito ad iniziare. In pratica questa sarà la partita di ritorno. Vi anticipo Iniziamo che la la partita partita di che è andata è ritorno. Le finita nostre difese 1-0 rispetto nei a quelle nostri centrali confronti, cambiano il loro stato quindi sulla abbiamo il scena vantaggio, dell'azione. oltre che di Giocatore giocare in casa, colpito dall'azione di essere anche in decisiva del vantaggio portiere di un gol Alessandro sul Paris Saint-Germain. Pronti quindi a partire. Arsenal che batte il calcio d'inizio. Viene subito da ricordare che il Paris Saint-Germain è stata la squadra che ho affrontato quando giocavo nell'Inter, nella stagione in cui Complesso davvero di ho gol. vinto la Champions League. È stata appunto una Avanza delle. verso l'area. È stata la Tiro semifinalista con cui ho sotto. Non riesce a bloccare. dovuto. Parte il traversone. Ed è rigore per l'Arsenal. Eh sì, eh? Vediamo se può riuscire a farsi valere. Segna. Ed è gol. Yaha! Yaha! Rigore calciato con sicurezza e palla in rete. Le gambe non gli sono tremate ed è riuscito a battere il portiere. Come potete vedere anche dalla grafica, siamo sul 2-0. Restituisce subito il pallone. Come risultato totale delle partite. Passaggio fuori misura, Ma pallone in fermo. pratica credo che già oramai siamo in fase di vittoria, perché anche se l'Arsenal, in pratica l'Arsenal ora Cotumelo. dovrebbe fare due gol. È stato bravo a intercettare quella palla, non era facile. Mi sento abbastanza sicura della mia squadra e dei miei compagni, riusciranno Attenzione, cross in aria. a Buon proteggere l'area di intervento. rigore. Wilshere. Ferrati. Ha una visione di gioco a 360 gradi. A volte sembra avere gli occhi anche dietro la testa. Hanno perso la palla. Icoco. Efficace l'intervento difensivo. Grande! Mamma Che mia che potrebbe essere furto! un'occasione pericolosa, errata. Mamma Ha mia che furto di spazio, palla! davvero una grande parata. Il portiere è stato bravo a non farsi superare da un tiro così potente. Vediamo il tiro! Ci riprova, ma senza No, successo. troppo È sempre pericoloso forte! comunque. Che peccato! Avrei dovuto giocarla con molta più calma quella palla. E il Paris Saint-Germain è la squadra che in pratica ha Spinge in fatto avanti. fuori la Roma. Lucas. Palla dentro. Nella fase precedente del girone. Restituisce la palla. Guardate che bello l'effetto Ferrati. dei cartelloni al Riesce a bordo fermare l'azione. campo, Ramsey. quando si illuminano a terra. Passa di testa. Fanculo, sapevo che era un Offside, era fuorigioco. scattata bene la trappola del Era fuorigioco. convinto sarebbe riuscito a rientrare, infatti guardate, là il minimo. È stato bravo a fare la falcata adeguata il difensore. Ramsey. Vediamo cosa deciderà l'arbitro. E passa qui. Quando non la voglio passata, me la passa. È riuscito ad artigliare un pallone tutt'altro che Alla crema o al semplice. cioccolato, com'è? Riesce a togliergli la palla. Qua. Ha chiesto Ramsey. troppo. E sventa il pericolo con un intervento spettacolare.
Bella, mamma mia, che grande lavoro che stanno facendo i nostri centrocampisti. L'arbitro fischia fuori gioco e ferma il giocatore lanciato verso la porta avversaria. Lucas. Grandissimo il lavoro di Ramsey. Si spinge in avanti. Dobbiamo iniziare a preoccuparci se riusciranno a fare il primo gol, perché poi, come si sa, i gol strani possono arrivare in qualsiasi momento per il 2-1. Prova a stoppargli palla. Il quarto uomo indica 4 minuti di recupero. Verrebbe da fare una scivolata qui, mamma mia. Mi sono riuscito a trattenermi. Che è successo? Va bene che il calcio dai, c'era punizione. Contatti fisici, beh, ma in questo caso si è andati davvero oltre. Guarda un po', ce lo teneva in continuazione. Fatto sta che l'arbitro l'ha punito per aver esagerato con la trattenuta. Bello! Come stava girando in modo interessante quella palla. Ha tirato la palla e si è mosso in anticipo, intercettando il tiro. No, sto maledetto bug ogni volta. Tira al centrocampo. E finisce qui il primo tempo. Ma che bug di merda. Nei primi 45 minuti di gioco. Le sue sensazioni dopo la prima metà di gara, Beppe. È un match primo tempo è nostro. Fallo intenso, vanno negli spogliatoi in vantaggio. Udinese e Borussia Dortmund. Tra queste due squadre ci sarà la nostra successiva contendente. Sostituzione per l'Arsenal. In semifinale. Comincia ora il secondo tempo. Lucas restituisce subito il pallone. E ormai in zona d'attacco. Wilshere. E prolunga, maledizione. Bravissimo il difensore a mettere il piede davanti e bloccare il nostro. È intervenuto sulla palla dimostrando un'ottima visione di gioco e senso della posizione. Dai, prolunga, vaffanculo, era andato in fuorigioco. È stato bravo il compagno a non passarmela. Digne. È stato bravo a intercettare quella palla, non era facile. Niaici. Bravissimo a intercettare un fallo contro palla. Cambio in vista per la squadra di casa. Niaici, ti becchi giallo. Assolutamente sì. Essendo già stato ammonito in precedenza, uscire in questo momento per lui è la cosa migliore. Infatti viene subito la sostituzione. Che è successo? Dai, era palla per te, vaffanculo, coglione. Palla fuori, sarà corner. Serve una scossa se vogliono recuperare. Scusa, fratello. Calcio d'angolo sprecato malamente. Ramsey. Bella, bella, lanciamoci. Lanciamoci. Possibile cambio di fronte. Ha toccato la palla con la mano, l'arbitro ha visto tutto e ha interrotto il gioco. Sullo schermo appare dato sui falli commessi oggi dalle due squadre. Tiro. Ah, e possiamo vedere il numero di tiri in porta delle due formazioni. Sì, ma infatti avrei anche potuto evitarlo.
Oltretutto era anche con il piede sinistro, quindi da quella posizione sarebbe stato ottimale solamente un passaggio. A parte che non le so proprio tirare le punizioni, quindi dovrebbe essere una di quelle cose che dovrei imparare. Il dato sul possesso palla sottolinea come la partita di oggi sia decisamente equilibrata. Bisogna vedere come viene sfruttato. Dai, ostruzione. Lucas. Pressano bene, rubano palla sulla fascia. E se riuscisse più veloce, bravissimo il difensore. Si aiuta con le spalle. È riuscito ad artigliare un pallone tutt'altro che semplice. Deviazione sul palo. Mamma mia come gira quella palla ed è anche palo. Un po' traballante la difesa. Cioè vi rendete conto che avevo tirato da centrocampo? Icam, chiude il triangolo. Cioè se avessi fatto quel gol era spettacolare. Non so quanti metri sarebbero stati. Lucas. Che peccato. Bravi gli avversari a fermarli. Si muovono bene, non è da solo. Cioè il portiere è volato ma non ci è arrivato. Peccato. Entrambe le formazioni fanno degli aggiustamenti. Avanza palla al piede. 86esimo. Ha calibrato decisamente male il traversone. No. Vabbè dai. Nessuno al controllo del pallone. L'Arsenal sta difendendo bene il gol di vantaggio per ora. Wilshere ha intercettato palla per un ottimo tempismo. Se fosse passata. No, era me la palla. L'avevo perso. Incredibile che si sia mangiato. Ora me l'avevo perso la palla. Questa sì, peccato. Vabbè, ma è che è abbastanza stanco il nostro gruppo, dai. Ha fatto il suo dovere. Ha fatto il gol. Il risultato combinato con quello dell'andata li vede quindi vincitori di questo turno. Sì, possono essere soddisfatti. Bene così. Vediamo chi dovremo affrontare. Però. Dovremo da affrontare il Borussia Dortmund. Ci vediamo quindi alla prossima partita. Saluto a tutti voi da Mr. Pupu. Ciao a tutti, vi saluto!